E allora ragazzi, eccoci finalmente tornati al palazzetto dello sport di Poggio Renatico per quello che sarà il primo appuntamento di questa stagione, perché il campionato è iniziato tardissimo causa alluvione, causa tanti rimandi, ma oggi è la prima uscita stagionale per la nuova squadra, per l'FDM Team. Tra l'altro ringraziamo tutti i nostri sponsor, in particolar modo Gigi Teamwear, che ha realizzato delle divise spettacolari in concomitanza con noi, e anche coloro che hanno realizzato il nostro sito web. Infatti i ragazzi di Clickmaster sono riusciti a fare il sito proprio dell'FDM Team, in cui potrete anche candidarvi qualora voleste. Per la prossima stagione stiamo raccogliendo le vostre candidature per vedere di mettere su anche un settore giovanile, vero Fabio? Ma tralasciando tutte queste premesse, quali sono le tue vibes all'esordio? Sicuramente siamo carichissimi, è da tanto tempo che stiamo aspettando la prima uscita in campionato. Sicuramente non sarà una partita facile, anche perché gli avversari a differenza nostra hanno già giocato 3 partite di campionato, questa è la loro quarta, quindi magari hanno già un po' più di rodaggio e soprattutto hanno anche ottenuto dei buoni risultati. Infatti hanno comunque vinto 2 partite su 3, non sarà facile. Eh sì Fabio, come dicevi tu, 2 le vittorie per loro, una sconfitta contro comunque una delle formazioni che è candidata alla vittoria del campionato, assieme forse all'FDM Team. Perché poi quali sono le proiezioni della squadra in generale? Ma non diciamo niente per ora, però puntiamo a vincere il campionato, poi parla il campo, speriamo di partire col piede giusto e comunque di avere pazienza, perché sono comunque da vincere tutte. Si sale di una categoria, ma Fabio Di Mauro sarà decisivo come in Serie D o di più? Spero che mi sia d'aiuto anche un po' l'esperienza che ho avuto in Serie B. Comunque sì, effettivamente non ho mai fatto questo campionato, non so bene cosa aspettarmi dal punto di vista della difficoltà, staremo a vedere. Che poi in caso di gol quest'oggi non abbiamo ancora deciso quale sarà l'esultanza che farai, e quindi è l'occasione giusta per introdurre le nostre 2 rubriche, hashtag domanda e hashtag esultanza. Infatti FDM, che gioca per l'FDM quest'anno, esulterà come? Mi dite voi. Così, oggi. Non appena sono entrato Alo ha smesso di dire stronzate, come mai? C'è il Coca-Cola. L'ha chiamato Maria De Filippi a Daniel l'altro giorno. Ti dirò la verità, qualcosa su internet l'ho fatta. No, c'è cosa? No, 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 adesso racconti. Sono stato? Vai. Ma io non so se vuoi. Sul sito blu. No, sono stato a Forum. Ero visto. E poi ti hanno chiamato Temptation. Temptation Island, sono vero? È arrivato il Covid. No. Ma dovevi mettere alla prova la tua coppia? No, davvero, no, in io ero il tentatore. Ah, eri il tentatore. Contro il movimento scendo. La prima regola di sto cazzo di gioco è che in prima stagione tutti corrono indietro. Fanno partire questo e questo si sposta in là. Se non chiamiamo un cambio di marcature, andiamo di nuovo. Oggi è di nuovo. Kenny, oggi facciamo quelli che sappiamo. In quei luoghi non li facciamo. Comande, chiaro. Allora eccoci finalmente assieme alla palestra comunale di Poggio Renatico per raccontarvi l'esordio dell'FDM Team Molinella, che quest'oggi vedrà affrontare la polisportiva Santa Maria Nuova. Un campionato iniziato in ritardissimo causa alluvione, causa tante problematiche, ma quest'oggi finalmente si parte. In ritardo sì, ma con tanta voglia, quella che sicuramente non mancherà alla squadra di Mister Borsatti, che ora dà indicazioni proprio al 10 dell'FDM. Si schiera così con Francesco Di Mauro in porta, difeso da Golinelli, laterale destro Fabio Di Mauro, a sinistra Daniel Zecchi, come pivot Kashmi. Dalla parte opposta invece troviamo Simoncini in porta, difeso da Antolini, laterale destro Minotti, a sinistra Ottavi e come pivot Ferri. È tutto pronto, si attende solamente il fischio del direttore di gara mentre Fabio Di Mauro si sistema i lacci degli scarpini. Kashmi sul punto di battuta e si parte. E allora seguiamo Daniel Zecchi, che va proprio dal set e che prova la conclusione, disinnescata dal 22 avversario. Golinelli, Kashmi, suola ancora indietro per il 5, messo giù con un fallo non secondo l'arbitro. Allora attenzione a Minotti, che gioca dentro Ottavi, che manca l'appuntamento con il pallone. Per fortuna dell'FDM Team, brivido qui però per i ragazzi di Mister Borsatti. Kashmi intanto congegna una bella azione con Zecchi. Golinelli, manca il tapin per la rete dell'1-0. Di Mauro, il velo di Naufi, dentro Zecchi ancora per il 5. La parata di Simoncini, ma non è finita. Che azione da parte di Fabio e compagni. Ci prova il 7, respinta la sua conclusione dalla retroguardia avversaria. Zecchi, servito a spazio, può puntare, attenzione al 3 che va sul mancino, lo prova e arriva il vantaggio dell'FDM Team Molinella grazie al suo acquisto più prestigioso, Daniel Zecchi, ex giocatore di Serie A2, porta così
in avanti i suoi con una bellissima conclusione. Rivediamo anche il nostro replay offerto in collaborazione con Gigi Teamwear. È sgusciato nella maniera migliore possibile a Minotti. E poi il suo sinistro incrociare è una sentenza. Intanto Fabio Di Mauro ancora per Secchi. Fa tutto lui. Fa tutto benissimo. 4 minuti sono trascorsi ed è già 2-0 FDM Team Molinella. Seconda rete in campionato per il giocatore con la 3 sulle spalle. Rivediamo il replay. La finta di passaggio, poi suola col destro. Dentro proprio per Daniel Secchi. E poi il suo destro va dritto dritto sotto l'incrocio. Si pulisce gli scarpini e si riparte col punteggio di 2-0. Veramente un avvio strepitoso per Fabio, che ora slalomeggia in mezzo al traffico. Allarga a destra per Kashmi, che difende la palla, ha bisogno di un sostegno. Dunque Secchi adesso si respira un po'. E respiro un po' anch'io, mentre Golinelli cerca l'imbucata direzione FDM, anticipato da Antolini. Dunque Minotti, chiuso proprio dal 10. Fallo laterale con Antolini servito. Dunque Minotti, Bock lo guarda, il 3 prova la conclusione. FDM 2.0 in due tempi. La tiene lì. Secchi, dentro per Bock. Fabio Di Mauro sfida Minotti, le finte, va sul destro, lo prova. Conclusione respinta da Simoncini. Poi il 10 dell'FDM prova a giocarla al centro dove non c'è nessuno. Si porta a casa un fallo laterale la Polisportiva Santa Maria Nuova, mentre il possesso è nuovamente dell'FDM Team. Allora Golinelli, Robobock, cerca una soluzione attorno a sé che non c'è. E allora si riparte con calma e con Naufi. Dunque Secchi ancora per Golinelli. Fabio Di Mauro attaccato da Antolini. Il calcio del 2 e danni del 10. Calcio di punizione, primo fallo per la squadra ospite, come sottolinea anche il direttore di gara. Minotti in avanti a cercare Zanfanti, che si allaccia con Golinelli. Calcio di punizione da una mattonella pericolosa per riaprire il match la Polisportiva. Va il 3, Francesco Di Mauro con la mano a destra, devia in calcio d'angolo. C'è il cambio ora, fuori Fabio Di Mauro con la 10, entra Paolo Boarini con la 13. In avanti ora la Polisportiva, Golinelli di testa, poi Zanfanti, attenzione! Tocco con la mano, gesto di fair play anche da parte del giocatore ospite, che è stato il primo a segnalare l'infrazione di gioco. In ogni caso il direttore di gara aveva ravvisato il tocco, come abbiamo visto anche dal nostro replay, con l'avambraccio destro. E ora ancora una volta il 7 a sottolineare il gesto, diciamo, non consono al regolamento per convalidare il gol. Adesso Paolo Boarini si porta a casa un calcio di punizione interessante da una parte opposta all'altra. Questa volta l'incaricato il 13, maglia orange, che parte, doppia deviazione, fallo laterale sempre in favore dell'FDM, con Secchi all'indietro per Golinelli, il suo destro para Simoncini, ancora una volta in calcio d'angolo. Tanto Antolini dentro per il 4, che prova la conclusione, poi Minotti, deviazione di Golinelli, e Francesco Di Mauro se la ritrova lì e la fa sua. Minotti, ancora una volta lui, e ancora una volta Francesco Di Mauro a dire di no. Antolini d'angolo, ci prova una volta, ci prova due volte, ma il classe 2004 che difende i pali quest'oggi non è favorevole al rientro in partita degli avversari. Boarini intanto prova a sgusciare via su Minotti, non ce la fa, ma arriva Bocca a sostegno. Allora il 13 dentro per il 3, Daniel Secchi, la tripletta del classe 94 che si presenta nel migliore dei modi. Un esordio da urlo per lui e per l'FDM Team in generale. Rivediamo il gran lavoro di Robobock, poi Boarini dentro per Daniel Secchi, che incrocia la perfezione, si pulisce gli scarpini e probabilmente mette già un'ipoteca sul match. Adesso il cambio, al suo posto entra Marcello Sisti, mentre arriva anche il 5 da parte di Fabio Di Mauro lì dalla panchina. E allora seguiamo adesso la reazione degli avversari. Zanfanti dentro per il 3, ci riprova il 7. Che parata di Francesco Di Mauro con la caviglia sinistra, se non ho visto male. Rivediamo il nostro replay. Minotti dentro, deviazione di Golinelli addosso al 7, che poi calcia. Da questa angolazione non riusciamo a capire se la palla sarebbe entrata. In ogni caso provvidenziale l'intervento dell'1, che sta tenendo ancora a galla i suoi. Boarini facilità FDM 2.0. Dunque Kashmi perde il possesso, Antolini se la riprende, Zanfanti dalla parte opposta, il suo destro, il palo ad un passo dal gol che avrebbe potuto riaprire la partita. Adesso c'è tanta tensione e tanto agonismo, si accende anche qualche scintilla, qualche parola di troppo.
mentre rientra proprio Fabio Di Mauro quando manca un minuto al termine del primo tempo, sempre al posto di Boarini. Sisti, Kashmi anticipato, allora attenzione Ottavi che facilita Ferri, il suo destro e il palo, secondo Legno nel giro di pochi minuti, Alushi dentro Kashmi, arriva il terzo di Legno nel giro degli ultimi 7 minuti di gioco, mentre siamo ormai allo scadere dei primi 30. Fabio Di Mauro riceve da Francesco, la sua imbucata però non è favorevole per Alushi, riparte Simoncini, FDM su Ferri, chiusura preziosissima nonostante il divario di stature, si chiude così la prima frazione, la sta carriando Daniel Secchi, 3-0 per l'FDM Team Molinella che ora ha altri 30 da giocare per chiudere la sfida e portare a casa i primi 3 punti di questa stagione. E allora ragazzi, eccoci al termine dei primi 30 minuti di gioco, il punteggio al palazzetto dello sport di Poggio Renatico dice 3-0 in favore dei padroni di casa, un Daniel Secchi strepitoso, questa è la notizia, è riuscito a portare avanti i suoi, ma sicuramente un FDM team che sta giocando veramente tanto bene, nel finale un po' calata ci può stare, bene anche Fabio soprattutto in fase difensiva, in fase realizzativa non è ancora riuscito a sbloccarsi, e allora vediamo se in questo secondo tempo riuscirà a ipotecare la sfida, la squadra di Mister Borsati, e se Fabio riuscirà anche a fare il suo primo centro in questa nuova categoria, andiamo a scoprirlo. E allora eccoci nuovamente collegati assieme dalla palestra comunale di Poggio Renatico per raccontarvi il secondo tempo di FDM team polisportiva Santa Maria Nuova, la concentrazione dei calcettisti, il fischio del direttore di gara e si riparte con gli altri 30 da giocare, il colpo di testa subito da parte di Antolini se non ho visto male, comunque la palla si perde sul fondo, Fabio Di Mauro dentro Secchi cerca il numero proprio sul 2 avversario, poi torna indietro Golinelli, verticale FDM che vince il duello con Minotti, ancora il 10 in possesso, aggredito ma se la cava egregiamente. Dunque Golinelli, Secchi cerca il dribbling che non riesce, poi trova una palla visionaria per una questione di centimetri, non ci arriva Fabio Di Mauro. E adesso il 3 in avanti per Zanfanti che sguscia via, attenzione al 7 che riapre la partita dopo un minuto di gioco del secondo tempo, proprio Nicolas Zanfanti che è riuscito a eludere la pressione di Golinelli, vediamo qui si aiuta anche con le braccia e poi vis-à-vis con Francesco Di Mauro non fallisce il giocatore in maglia giallonera che aveva trovato anche il gol nel primo tempo ma irregolare, comunque tornata in campo con un piglio ben diverso la squadra di mister Gerry Graziani, attenzione ancora Zanfanti, questa volta Francesco Di Mauro ci mette una pezza e dice di no Cirillo, verticale, Golinelli bene in anticipo, poi un fallo che non viene ravvisato, Fabio Di Mauro prezioso, questa volta l'infrazione c'è, secondo il direttore di gara, e allora ancora FDM, prova ad accentrarsi, suola elegantemente all'indietro per Golinelli, poi finisce a terra il 10, che riceve nuovamente dal 5, prova la conclusione col destro, palla a lato, gioca corto Secchi all'indietro per Naufi, si apre Francesco Di Mauro sulla destra, lo vede il 5, attenzione all'uno che ha la gran botta, poi serve esternamente Bock, si propone il centro Fabio Di Mauro e arriva il primo gol con la nuova maglia nella nuova categoria per l'FDM e per FDM, un centro che vale oro e ristabilisce il punteggio sul più 3, rivediamo il replay, grandissima giocata di Francesco Di Mauro che è solito alla conclusione da quella mattonella, in questo caso finta il tiro e va a pescare un ben aperto Bock, così come anche un ben aperto Fabio dalla parte opposta che poi arriva al centro con un timing perfetto, azione ben congegnata per i ragazzi di Mister Borsatti che non erano scesi benissimo in campo in questa seconda frazione, ma questo gol può dare sicuramente il morale per riprendere da dove si è interrotto il buon cammino del primo tempo, abbiamo visto anche il 5 tra Francesco Di Mauro e Fabio, sicuramente i due hanno congegnato un'azione importantissima, ancora FDM allarga a sinistra per Naufa, il Golinelli che fa esplodere il destro e gonfia la rete per quella che è la manita dell'FDM team Molinella, troppo spazio per il classe 2003 che ha fatto quello che voleva, rivediamo anche dal nostro replay, buono anche il contromovimento di Fabio, altrettanto buono per non dire splendido il destro di Naufi che insacca così il pallone valevole il 5-1, adesso bisogna stare attenti a congelare il risultato e a portare a casa questi primi 3 punti della stagione che sarebbero importantissimi, un campionato iniziato in ritardissimo per l'FDM che nonostante non abbia troppe partite sulle gambe sta facendo benissimo, prova a far bene anche ora Fabio che si dispera, non trova la doppietta sulla bellissima imbucata di Naufal Golinelli, intanto Ferri si gira, aveva fatto un ottimo lavoro sul 5 in maglia orange che ora
Riconquista un altro pallone, lo serve per FDM, il numero su Tonetti. Simoncini esce però e arpiona la sfera. Gollinelli, Fabio di prima per Bock che torna dal 10. La palla deviata arriva in un qualche modo a Victor Hinku che prova il suo destro, ribattuto FDM, ripulisce assieme al fratello. Hinku viene incontro Fabio, attenzione, anticipo di Ferri Secco, il suo destro deviato da Gollinelli e la palla si perde in fondo al sacco, rientra in partita la polisportiva Santa Maria Nuova con il primo centro in questa stagione di Ferri, seppur le nostre telecamere vanno a pescare ottavi. Un gol sfortunatissimo per l'FDM, il fraintendimento tra Hinku e Di Mauro, ne approfitta il nuovo avversario, ha provato a fare il massimo, naufra il Gollinelli, sfortunato nella deviazione, non riesce a impedire che questo pallone si perda in fondo al sacco. Intanto Tonetti, FDM riconquista, adesso gestisce con la suola e cerca l'aiuto di qualche compagno, lo trova in Tol Ciuli. Calcio di punizione per gli ospiti, l'imbucata che non arriva, anticipo secco di Naufa, l'FDM innesca dalla parte opposta, Victor Hinku, la deviazione e arriva all'autorete di Tonetti, sfortunatissimo il numero 4 ospite che si vede la traiettoria del pallone dopo aver impattato il palo, finire sui propri piedi e nulla può se non spingere involontariamente la palla all'interno della propria porta. Si torna sul più 4, FDM che ora può dilagare. Manca ormai non tantissimo al termine di questa sfida. FDM recupera su Ferri, lo slalom il sinistro, palla vicino al palo ma si perde sul fondo. Gollinelli dentro per Buarini, il suo destro deviato e poi ottima la lettura in anticipo di Francesco Di Mauro. Fabio Di Mauro dentro per Alusci, da questi a Kashmi che prova a girarsi, resiste alla pressione e poi il mancino impatta sul palo vicino alla prima rete anche Mohamed Kashmi alias Momo, che non è ancora riuscito a sbloccarsi almeno fino ad ora. Alusci riconquista un gran pallone, attenzione all'avanzata di Alu che allarga a destra per Borini, dentro Kashmi, l'abbiamo chiamato poco fa, Momo Mohamed Kashmi che si sblocca così con la settima rete della giornata per l'FDM Team Molinella. Transizione offensiva perfetta innescata da Alusci che riconquista la sfera, allarga a destra per Buarini che trova sul secondo palo un ben appostato Mohamed Kashmi che fa sembrare un gol facile, un gol che facile non è, col destro sotto l'incrocio. C'è anche il cambio adesso fuori Fabio Di Mauro, al suo posto dentro Marcello Sisti. Kashmi allarga a destra per Alusci, il suo destro il palo vicino all'ottava rete Alu. Buarini gioca dentro Kashmi, attenzione al contatto, tutto regolare per il direttore di gara. Allora Momo calcia col destro, ma attenzione, mano nel taschino, cartellino rosso per Buarini. Cerchiamo di capire meglio quello che è accaduto, il passaggio del 13 per il 7, poi Antolini ci mette la gamba in maniera abbastanza voluta e il 13, l'occhiataccia che precede quello che sarebbe successo subito dopo. Ingenuità da parte del giocatore dell'FDM che ora comunque stringe la mano al direttore di gara e dice qualcosa ad Antolini. Si riparte con l'inferiorità numerica per l'FDM che si deve difendere in 4 contro 5. Ci prova Momo a ristabilire la parità attraverso un gol mentre c'è stato un altro contatto e adesso hanno preso di mira il numero 2 giallo-nero. Ammonizione anche per Alusci. Sisti, chiusura provvidenziale sul 7 avversario. Francesco Di Mauro gioca per Kashmi che col tacco serve Bock quando si è ristabilita la parità numerica. Prova a girarsi Robobock, non ce la fa. E poi Alusci ancora durissimo, questa volta sul numero 7 avversario. Mentre Alu ha anche qualcosa da ridire con Cangini. Mano nel taschino per il direttore di gara ed è già ammonito. E quindi seconda espulsione della giornata. L'FDM dovrà fare a meno di due pedine importanti nella prossima partita in casa col Bagnacavallo. Parte Zanfanti, il palo! Si salva l'FDM sul tiro libero degli avversari. Minotti cerca il centro, il suo destro rimpallato da Sisti. Attenzione, per poco non trova la rete il numero 11 in maniera fortuita. Fallo su Kashmi, non secondo il direttore di gara. Riparte Cangini in 3 contro 1. Attenzione all'8 che va da Minotti, il suo destro rimpallato da Robobock che gli esulta in faccia. Fischietto in bocca per il direttore di gara che dice che non c'è più tempo. Buona la prima, l'FDM passa per 7 reti a 2 contro la polisportiva Santa Maria Nuova. Un esordio da favola, post gara.
E dunque eccoci al termine della prima gara ufficiale dell'FDM Team, che si impone in casa per 7-2 contro la Polisportiva Santa Maria Nuova. Un Daniel Secchi scatenato, 3 le reti per lui, è riuscito a trovare il gol anche Fabio alla sua prima partita nel campionato di Serie C2. Un avvio tutto sommato positivo per i ragazzi di mister Borsatti. Ma adesso andiamo a sentire i protagonisti di questa sfida e andiamo da lui, andiamo dall'MVP, Daniel Secchi. E dunque eccoci nel post partita con l'MVP. Come l'hai vista un po' dall'interno, la prima uscita comunque positiva per Daniel? Dovevamo sicuramente fare bene, beccavamo una squadra che aveva già vinto 2 partite su 3, quindi abbiamo vinto, però non è stata una partita semplice. Siamo contenti del risultato, possiamo lavorare su alcune cose. 2 espulsioni, non va bene, però dai. Quest'oggi un FDM Team Daniel Secchi dipendente, perché l'aperta tu l'hai consacrata anche in una fase di precario equilibrio, hai messo un'ipoteca importante. Secondo te cosa deve rettificare un po' questa squadra? Deve affidarsi anche un po' più al collettivo. Abbiamo dei grandissimi giocatori, Fabio, Naufi, Momo, Paolo, siamo una grande squadra, ci stiamo ancora conoscendo, questa cosa dell'interruzione campionato non ci ha aiutati, però sono contento, ma da soli sicuramente, come diceva il mister, non si va da nessuna parte. Hai fatto capire a tutti quelli della squadra chi è il più forte, possiamo dirlo. Ho fatto 3 gol io, ma sicuramente la prossima volta li farà qualcun altro. E allora eccoci nel post partita anche con Fabio Di Mauro, alias FDM. Io mi sono rotto il c***o di intervistarti, te lo dico, quindi posso passare la palla a qualcun altro, magari saranno anche più felici i nostri non telespettatori ma web spettatori. Sicuramente sarà meglio di te. E allora vi introduciamo Giada Masina. Ciao Fabio, oggi ti intervisto io. Com'è andata questa prima partita? È andata molto bene, è stato un esordio come doveva andare, siamo molto felici. L'unica nota negativa ovviamente sono le 2 espulsioni, però ci lavoreremo su. Dobbiamo solo stare più calmi, più tranquilli, perché per il resto siamo una squadra forte, abbiamo le individualità, quindi dobbiamo continuare su questa strada. Allora ricordiamo che è la prima partita in campionato C2 e come ti è sembrato? È stata una partita secondo me sul livello di quella dell'anno scorso, quindi non c'è stata troppa differenza secondo me. Poi sicuramente il campionato è lungo e sono da vedere le altre squadre. Sei soddisfatto della tua prestazione nonostante un gol? Pensi di far di meglio più avanti? Sicuramente potevo far di meglio a livello realizzativo, però sono complessivamente soddisfatto della prestazione. Penso di aver giocato più con la squadra e quindi dai, sì, tutto sommato sono contento della prestazione generale. Allora ringraziamo la nuova intervistatrice Giada, sicuramente è molto meglio di Antimo. Fateci anche sapere nei commenti cosa ne pensate, se deve restare lei, diteci voi. Allora ragazzi, iscrivetevi al canale, commentate e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear.